il disegno consapevole della tua vita si basa su un importante concetto che è quello della rivoluzione interiore. Abbiamo conosciuto tanti tipi di rivoluzione lungo il corso della storia dell'umanità, tutte basate su ideali straordinari, anche il comunismo, la rivoluzione francese, la rivoluzione cubana. E in nome di questi grandi ideali è stato pagato un prezzo anche in vite umane e in sacrificio enorme. E comunque vadano le cose, sono semplicemente dei cicli che avvengono, riavvengono, riavvengono. Quindi non rappresentano delle soluzioni reali, rappresentano dei tamponi ciclici a quello che è un cambiamento. Certamente questa rivoluzione, questa ciclicità è una spirale che va verso l'alto, in ottave sempre superiori, però se vediamo periodicamente il degrado, la corruzione storica che viviamo, le guerre che avvengono nel mondo, le rivoluzioni in nome sempre appunto di grandi valori, di grandi ideali, però comprendiamo che la struttura di questa matrice, di questa illusione, ciclicamente è la stessa. Una certa situazione, una reazione a questa situazione, si invertono le cose in nome di grandi ideali, il prezzo da pagare è molto alto e poi ciclicamente avviene lo stesso. Esiste però un tipo di rivoluzione che è individuale e che è interiore, che sta avvenendo tuttora in sempre più individui, che è la rivoluzione della coscienza. È una rivoluzione che ha delle basi completamente diverse dalle rivoluzioni reattive. Innanzitutto perché è una rivoluzione proattiva, cioè non si vuole salvare il mondo, non si vogliono cambiare le cose, si è entrati talmente profondamente in se stessi, si è compresa talmente autenticamente la natura dell'essere umano, dell'esistere, dell'essere e della coscienza, che dalle sue caratteristiche intrinseche più profonde nasce spontanea l'esigenza di condividersi, di condividere la felicità che siamo, l'autenticità che siamo, la presenza che noi siamo. Allora, da questa presa di coscienza interna nasce una rivoluzione. La rivoluzione è nel nostro modo di sentire, nel nostro modo di comportarci, nelle nostre scelte, nelle nostre decisioni, nelle nostre relazioni. E questo fa la differenza. La differenza delle rivoluzioni coscienziali, delle rivoluzioni interiori, è che si basano innanzitutto su un senso nuovo di felicità, che non dipende dal fare e dall'avere, ma dalla consapevolezza dell'essere. Quindi non è un tipo di felicità che possono venderci, è un tipo di felicità che siamo, che dipende da quanto consapevoli siamo di noi stessi. E questo ci dà un grande vantaggio perché è molto difficile manipolarci. Quindi un nuovo concetto di felicità, un nuovo concetto di responsabilità, cioè tutto ciò che accade nella nostra vita dipende da noi, da una parte di noi che è possibile comprendere e cambiare. E questa è una buona notizia. Il terzo concetto è il concetto di causalità nella rivoluzione interiore, cioè la capacità che abbiamo di creare ciò che viviamo e di come ciò che viviamo deriva profondamente da ciò che sentiamo di essere, dalla nostra identità, che dobbiamo scoprire, che dobbiamo esplorare e che possiamo sicuramente trasformare in un'esperienza di vita significativa, con un proposito, uno scopo significativo. Il quarto concetto è interconnessione. Il concetto della rivoluzione interiore è scoprire che siamo intimamente interconnessi con tutte le altre forme di vita e che dalla sua felicità dipende la mia felicità, come dal suo dolore dipende il mio dolore. Questo ci fa approfondire ancora di più il concetto di responsabilità e ci dona una visione totalmente diversa, non solo della nostra individualità interconnessa a tutti gli altri, ma dal concepire la vita, la terra e tutti gli organismi come un unicum, un unico organismo che si muove, quindi dal lavoro di ogni cellula, di ogni entità singola che lo compone, dipende il destino di tutti. Questo dà una profondità, dà una responsabilità, ma dà anche impatto, dà una determinazione, dà la capacità di relazionarsi con gli altri come un aspetto di se stessi. Trasforma totalmente la qualità del nostro vivere e ci porta a un altro concetto fondamentale, che è il concetto di unità e di unicità. L'unità vuol dire riuscire a concepire, a percepire l'unità indistinta della vita, al di là delle mille forme, situazioni e colori che costantemente ci si manifestano davanti. La capacità di non solo cogliere l'essenza comune, ma anche di affermare al contempo la nostra unicità. Esistono tre concetti fondamentali che si traducono in tre azioni fondamentali per scoprire se la traiettoria della tua vita è consapevole, se la traiettoria della tua vita è veramente orientata verso quelle che sono le esigenze reali e autentiche presenti nel tuo essere. La prima idea è relativa all'attitudine. Esiste una domanda che tutte le persone dovrebbero farsi per sapere se hanno davvero incominciato a vivere. E la domanda è questa: se stessi per morire, se mi mancasse poco tempo da vivere, 2 mesi, che cosa cambierei nella mia vita? Ci sono alcune persone che, rispondendo a questa domanda, si rendono conto che cambierebbero tutto, lascerebbero il proprio partner, cambierebbero lavoro,
inizierebbero a fare tutto ciò che non hanno mai fatto, inizierebbero a viaggiare, a esaudire i loro desideri. Ci sono altre persone invece che nel rispondere a questa domanda scoprono che non cambierebbero niente. Niente di quello che fanno dovrebbe essere stravolto, cambiato. Stanno facendo esattamente quello che farebbero fino all'ultimo istante della loro vita. E questa è una risposta autentica. Se scopri, rispondendo a questa domanda, che non cambieresti niente della tua vita, allora vuol dire che hai iniziato a vivere. Questa è una domanda chiave nel disegno consapevole della propria vita, per capire se hai davvero iniziato a vivere, oppure se devi fare qualcosa per iniziare ancora a vivere. Quindi ciò che fa la differenza nel disegno consapevole della propria vita è la propria attitudine, l'attitudine nei confronti della vita e della morte, l'attitudine nei confronti di quello che facciamo e se realmente ciò che facciamo, le persone con cui stiamo, rispondono a delle esigenze profonde del nostro essere. Questo è un punto chiave, quindi il primo punto da comprendere, su cui meditare per poter disegnare consapevolmente la propria vita, è relativa all'attitudine che abbiamo nei confronti dell'esistenza e nei confronti di noi stessi. Il secondo punto chiave riguarda la capacità di succedere, di avvenire davvero. Ci sono tante persone che avvengono, accadono, succedono consapevolmente solo nel momento della loro morte, nel momento in cui si rendono conto davvero del valore della vita e di cosa realmente conta nelle relazioni e nelle situazioni. Una parte della mia vita è stata dedicata alle tematiche di accompagnamento al morente o di elaborazione di lutto, dolore e sofferenza, e ho fatto diversi accompagnamenti al morente, soprattutto di persone vicine, di amici molto cari. In quei frangenti mi sono reso conto che alcune di quelle persone hanno aspettato quelle particolari esperienze così forti, così totalizzanti, per davvero dare un senso ai loro presenti. Hanno iniziato ad accadere, a rendersi conto che stavano accadendo solo esclusivamente di fronte alla morte, cioè alla fine dell'esperienza della vita. C'è una frase bellissima di Anthony De Mello che dice: la vita è quella cosa che ci succede mentre siamo impegnati a fare qualcos'altro. E questa frase riassume perfettamente l'arte di accadere, di succedere nella tua vita, di essere presente, qualitativamente il protagonista di ciò che avviene, la capacità di abitare le tue emozioni, sia che si tratti di un dolore molto grande o di un amore infinito, di abitare queste cose, di abitare le relazioni completamente, in maniera assoluta, totale, presente. Questo dà profondità, dà qualità alla nostra vita. La maggior parte delle persone vive anestetizzata rispetto a ciò che accade, vive le cose ma non è realmente presente, non è realmente consapevole, realmente e pienamente consapevole di stare accadendo, mentre tutte le situazioni, le relazioni, le emozioni, i pensieri scorrono al nostro interno. Il punto cardine per poter disegnare una traiettoria consapevole della propria vita risiede proprio nella capacità di accadere, di saper succedere consapevolmente. Questa è una qualità fondamentale, è un'abilità fondamentale su cui puoi poter costruire tutto il disegno, tutte le scelte, le decisioni, le situazioni, le relazioni che andiamo a vivere. Il terzo punto chiave del My Life Design, del disegno consapevole della nostra vita, riguarda le scelte e le decisioni. Prima di tutto dobbiamo fare una distinzione netta tra scegliere e decidere. Noi scegliamo di mangiare e decidiamo cosa mangiare. Noi scegliamo di uscire, decidiamo dove andare, noi scegliamo di cenare al ristorante e decidiamo in quale ristorante cenare, cioè la decisione rende specifica e operativa la scelta. Per poter orientare consapevolmente la traiettoria della nostra vita dobbiamo imparare a saper scegliere e a saper decidere. E ci sono quattro domande chiave che dobbiamo porci per comprendere come scegliere, per comprendere la qualità della nostra scelta e le conseguenze che la nostra scelta avrà. La prima domanda è perché, e cioè perché dobbiamo scegliere qualcosa? Qual è il perché profondo della nostra scelta? E dobbiamo essere abili a rispondere autenticamente a questo perché. Nella maggior parte delle cose che facciamo c'è una dinamica di convenienza, quindi il perché delle nostre scelte è qualcosa di molto importante, non tanto il perché, quanto comprendere perché scegliamo ciò che abbiamo scelto. Il secondo punto riguarda invece il cosa scegliamo.
per tantissime persone, anzi per la maggior parte delle persone, il comprendere cosa si sceglie, scelgo questo al posto che l'altro, scelgo qualitativamente questo, il cosa scegliamo, rappresenta una bussola importante per orientare scelte e decisioni. La maggior parte della pubblicità al giorno d'oggi ci suggerisce cosa scegliere, ci suggerisce anche il perché, ma soprattutto cosa, cioè ci indica un prodotto. Nelle nostre scelte e nelle nostre decisioni conta poi la terza domanda che dobbiamo farci, cioè come scegliamo. E la maggior parte delle persone non si rende conto dell'importanza del come. Il come è molto più importante del cosa ed è molto più importante del perché, perché dal come dipende la maggior parte delle conseguenze di quello che facciamo. È importante comprendere come scegliamo. E la mia domanda è: sai e sei in grado di ascoltare, di sentire come il tuo corpo sceglie? Quali sono le sensazioni che orientano le tue scelte? Sapere come scegliamo, attraverso quali sensazioni, attraverso quali percezioni scegliamo, e il come avviene il nostro processo decisionale, il nostro processo di scelta, fa la differenza. Quindi imparare a ascoltare il proprio corpo per scegliere e decidere è un esercizio fondamentale. Riconoscere, fare una lista, ad esempio, di scelte, di decisioni prese, evidenziare quelle che hanno avuto successo, quelle che sono andate bene, e cercare di ricordare, rivivendo il momento in cui si è scelto, quali sono i segnali e le sensazioni profonde che il nostro corpo ci ha dato. A partire da lì dovremo cercare di isolare la sensazione che ci indica, che ci fa intuire la scelta corretta. L'ultima domanda che dobbiamo farci prima di scegliere e di decidere è: chi? Cioè, quale parte di me sta attuando questa scelta, sta attuando questa decisione, sta prendendo questa decisione? Perché il chi ci fa capire anche a quali esigenze noi stiamo rispondendo, stiamo nutrendo. Ad esempio, per capire chi sceglie, dovresti chiederti: quale parte di me ha l'esigenza di compiere questa scelta o questa decisione? Un bambino abbandonato? Un adulto frustrato? Una donna sola? Una persona che sente di avere successo? Un ego che ha bisogno di affermarsi? Cioè, quale aspetto della tua personalità, della tua individualità, dei personaggi che tu rappresenti determina quella scelta? A quali esigenze risponde quella scelta? Scegliere come un bambino impaurito, o scegliere come un adulto sicuro di sé, o come un adulto che si sente solo, o scegliere attraverso una persona che ha delle grandi paure o delle grandi esigenze, influenza notevolmente la nostra scelta. Allora, il nostro livello di identità influenza le nostre scelte, e prima di scegliere e di decidere dobbiamo innanzitutto chiarire chi, quale parte di noi sta compiendo quella scelta, quella decisione, e quali sono le esigenze profonde che stiamo rispettando, che vogliamo soddisfare. La domanda chi è la più importante, perché ci fa capire quale parte di noi stiamo celebrando in questa vita e soprattutto in quale direzione faremo esprimere quella parte di noi. A queste prime quattro domande, perché, cosa, come e chi, c'è un'ultima riflessione che bisogna sempre fare: con quali conseguenze? Con quali conseguenze è l'ultima riflessione che dovrebbe orientare tutte le scelte e le decisioni. Ed è attraverso questo viaggio nella consapevolezza che possiamo iniziare, dalle piccole scelte, dalle piccole decisioni quotidiane, a disegnare un'opera d'arte nella traiettoria consapevole della nostra vita. Ed è la scelta, per me personalmente, di questo percorso, la scelta di vivere consapevolmente e di sbagliare consapevolmente, che ha fatto la differenza, che ha dato profondità, che ha dato qualità a ogni esperienza che faccio, anche le più dolorose o anche le più appaganti, le più soddisfacenti. L'essere fermi è un qualcosa che chi medita e chi è sviluppato, avanzato nel processo di meditazione, conosce molto bene come stato. È un momento in cui il mondo si ferma, o meglio tutti fermi, e lasci che il mondo scorra davanti a te senza più aderire, senza più definirlo, giudicarlo, semplicemente lo osservi da un punto di vista distaccato, da un punto di vista trascendentale. E questo ti dà un enorme vantaggio, perché questo essere fermo, mentre l'uragano scorre tutto intorno a te, entrare nel centro di questo uragano, di quiete assoluta, e osservare senza più entrare in quelle dinamiche, ci dà un vantaggio, come ti dicevo, straordinario, perché ti permette di osservare tutto ciò che normalmente ti assorbe, con il quale ti identifichi, che ti fa soffrire, che ti decentra o che ti esalta, poterlo guardare, osservare, ascoltare, comprendere da una prospettiva completamente nuova, nel quale non vi è identificazione.
E in questo essere fermi ti rendi conto molte volte che sei fagocitato dal fare, che per poter esistere, che per poterti realizzare, sei dipendente da questo fare, da questo eccesso di fare, che più fai e più accumuli, più stai bene. Questo è un falso codice, un falso mito. Ed è un mito che dobbiamo sfatare. Si sfata semplicemente attraverso l'esperienza, esperire la condizione interiore di essere fermo. La condizione interiore in cui ti siedi, chiudi gli occhi, respiri profondamente e semplicemente ascolti. Ascolti tutto ciò che accade dentro e fuori di te, senza più aderirvi, senza più seguire quegli stimoli, senza più reagire a quegli stimoli. Da uno stato di quiete assoluto, dal centro esatto dell'uragano. Questa qualità, l'abilità di essere fermo, e basterebbero 5 minuti di pratica ogni giorno per poterla sviluppare, di silenzio, di attenzione al respiro e di presenza, di osservazione, e poco a poco tu puoi notare come questa abilità, questa profondità, questo essere si manifesta, fiorisce questa condizione, riesci a farne esperienza. Ed è qualcosa che è un'abilità che ti dà un estremo vantaggio nella capacità proprio di orientare consapevolmente il disegno della tua vita. Ci sono dei momenti in cui dobbiamo non fermarci, in cui dobbiamo essere fermi. Ed essere fermi vuol dire semplicemente stare nel punto esatto che rappresenta il centro dell'uragano, dove vi è la quiete assoluta, e da lì osservare noi stessi e la vita. Ecco, questa esperienza è un pilastro proprio nella traiettoria della vita di una persona, e fa la differenza. Crea le basi per poter fare incisivamente la differenza nelle situazioni, in tutto ciò che esprimiamo di noi.